Io sono Michele Carletti e mi occupo di gestione etica da circa 20 anni. Lo faccio da quando in particolare è nato lo standard S8000, che è uno standard internazionale, che è un volontario che COP ha adottato nel 1998. C'è stato il coinvolgimento da parte di COP, di me e di un altro collega. Io lavoro per un organismo di ispezione internazionale che si chiama Bureau Veritas e sono riuscito anche ad andare allo zuccherificio di Rignano a vedere effettivamente come vivevano questi africani in condizioni veramente critiche. Ho visto al ghetto di Rignano gente a dormire in materassi all'aperto, occupare delle case abbandonate, bere dell'acqua che proveniva direttamente dai campi, insomma. Tutti questi produttori probabilmente in parte vivevano, ma nessuno se ne è occupato. Di qui c'è stata un po' la denuncia, c'è stata un po' la voglia da parte chiaramente di COP di spingere innanzitutto per capire fino a che punto esistesse questa condizione. E da lì è partito, abbiamo cercato di fare della sensibilizzazione ai produttori, no? A tutti coloro che lavoravano nel mondo COP, insomma. Il fatto che mi presentassi nei campi come COP, certamente questo mi ha aiutato molto, perché è chiaro che un produttore, insomma, di fronte a un nome come COP, delle aperture me le ha concesse. In tutto questo noi abbiamo sempre cercato di non lavorare secondo diciamo un'ottica di repressione. Noi ne parliamo tanto, io ho letto diversi articoli, ad esempio, riguardo a quello che è l'opera, che sicuramente perché è legittima, no? Da parte di forze dell'ordine, di ispettorato del lavoro, no? Che sequestra camioncini, che fa multe importanti agli imprenditori e quant'altro. Però poi alla fine mi rendo conto che spesso gli articoli dicono sì, ok, c'è questa opera di repressione, però ancora questi risultati grossi non ce l'abbiamo, no? Io nel piccolo invece credo che forse cambiando un po' la mentalità degli imprenditori, cercando di far capire che forse conviene approcciare un altro tipo di strada, forse pian piano convincendo anche un po' loro, qualcosa di più riusciamo a fare. Quando trovo queste situazioni le ho documentate, ho cercato di realizzare delle foto e ho denunciato qualcosa ai dirigenti COP. Poi sono stati loro che hanno preso le azioni del caso, insomma, che normalmente sono chiaramente l'allontanamento.